Franco Scurti, capogruppo PD in Comune a Termoli. Oggi la Federazione del Basso Molise ha chiesto l'espulsione. Cosa risponde? L'espulsione normalmente si fa con avviso diretto e non con comunicati stampa. Quindi non lo tengo in considerazione minimamente quel foglio inviato agli organi di stampa, in quanto a noi non arriva nulla. Ma volevo precisare che è una storia vecchia, dove puntualmente nelle grandi occasioni arrivano certi documenti, ma forse qualcuno oggi dimentica che non solo non è stato rispettato il secondo documento, ma non è stato rispettato nemmeno il primo documento firmato dalle parti politiche, dai consiglieri comunali di maggioranza. Parti politiche, mi riferisco del centro-sinistra che oggi danno questa maggioranza a Vincenzo Pre. Quindi, non rispettando il primo documento, c'è stato questo precedente del non rispetto e il sindaco a questo punto è diventato più forte, screditandoci. Quindi lei si sente screditato, in sintesi. Ma io non mi sento screditato, io personalmente come consigliere comunale. Il partito sì, ma il partito deve comunque ammettere che non è stato rispettato quel primo documento. Un primo documento dove portava la firma anche del PD. Quindi quegli accordi sono svaniti nel nulla e qui il sindaco a quel punto là ha fatto quello che ha voluto. Li vogliamo ricordare questi accordi? Gli accordi erano quelli di dare pieno sostegno al sindaco, piena fiducia al sindaco. Adesso non ricordo bene questo documento, se è stato firmato, questo credo, con la prima crisi, quando il sindaco si dimise. Ebbene, lui, grazie a questo documento firmato dalle forze politiche del centro-sinistra e grazie alla firma di tutti i consiglieri comunali, perlomeno così credo, tutti i consiglieri comunali, il sindaco ritirò le dimissioni. Però pare che poi questo impegno da parte di tutti non è stato più rispettato. Bisogna anche sottolineare però che la sua posizione in consiglio comunale rispetto a qualche mese fa è cambiata. Forse prima era più autonomo rispetto alla posizione del sindaco rispetto ad oggi. Forse anche questo il partito ha voluto sottolineare col documento. Il mio comportamento in consiglio sicuramente c'è stata un po' qualche deviazione, no? Se vogliamo dire. Ma vedete, voi che siete organi di stampa dove date l'informazione, voi sapete bene che quando in famiglia ci sta un papà e i figli hanno direttive dal papà, dal padre, bene, i figli in qualche modo si comportano in questo modo, ma a questo punto io mi sento attualmente di non avere più un partito, un'organizzazione politica alle spalle. E quindi si capisce bene che uno poi si rende libero di fare ciò che vuole. Quindi lei vede Vincenzo Greco come il papà di questa situazione? No, non lo vedo come il papà Vincenzo Greco, ma vedo un partito che oggi purtroppo è carente. E che cosa dovrebbe cambiare il partito? In che cosa dovrebbe migliorare? Dovrebbe migliorare quello innanzitutto di non continuare a fare questi comunicati stampa, ma di parlare personalmente anche, avere degli approcci con i vari consiglieri e a chiedere le motivazioni di questi comportamenti, eventualmente se loro pensano che noi sbagliamo, e non arrivare solamente a fare i comunicati stampa oppure a fare qualche messaggio nel dire: siete invitati nel gruppo di federazione, che poi non vedo che cosa c'entra nel gruppo di federazione perché non ne faccio nemmeno parte e non ho nemmeno diritto, tra l'altro, perché sono un consigliere comunale. Che cosa devo andare a chiarire? Quindi poi quando si dice per chiarimenti, ma io non c'ho da chiarire nulla perché io ho la coscienza a posto,
lavorato e lavoro sempre per quello che mi riesce nell'interesse della cittadinanza. Sembra che questa richiesta di espulsione per 4 consiglieri sia partita dal circolo del PD di Termoli, quindi dai suoi colleghi, forse da qualche suo ex collega. Ma il circolo, per quanto mi risulta, non c'è ancora, per quanto mi risulta, perché non conosco il segretario del circolo, non conosco il direttivo del circolo. I componenti li conosce? I componenti non so chi frequenta, perché le ultime volte che io partecipavo eravamo 5, 6, 7 persone, massimo 10, non più di tanto, e magari con tantissime adesioni, ma ne eravamo veramente in pochi a partecipare. Dove io ho sempre partecipato, ho sempre dato il mio contributo al partito e a tutto il centro-sinistra. Ma la federazione del PD Basso Molise rimprovera anche un'altra questione, cioè l'ultima riunione del 15 maggio i 4 consiglieri, cioè lei e gli altri 3, eravate assenti, quindi i chiarimenti che erano stati richiesti poi alla fine non è stato possibile. Gliel'ho appena detto, quindi questa è una domanda doppia, se vogliamo una risposta doppia. Ho detto un buon segretario o un'ottima organizzazione parla con i singoli consiglieri, comincia a prendere approcci con i consiglieri, chiede le motivazioni del comportamento, se secondo loro è un nostro comportamento sbagliato, e ci si dice ci incontriamo anche a voce o per telefono, ci sentiamo in sezione, in federazione, ne parliamo, discutiamo e vediamo di risolvere il problema. Ma quando invece si è invitati solo tramite un messaggio, un sms mi riferisco, chiedendo poi chiarimenti in merito, io sinceramente non so che chiarimenti devo dare, perché devono essere gli altri a giustificarsi con me e non io con gli altri. Quindi lei si sente un po', tra virgolette, abbandonato dal partito? Ma abbandonato, io ci credo nel PD, credo nel Partito Democratico, forse in alcuni uomini, forse un po' meno, ma io credo nel progetto dell'allora Veltroni, adesso che sta conducendo molto bene Franceschini. Ma quindi lei vuole ricucire questa situazione col PD, vuole restare nel PD oppure sta maturando altre decisioni? No, io non sto maturando niente, perché io sono uno che ha fatto la tessera con il Partito Democratico, sono uno che mi sono candidato nel Partito Democratico, ho dato un contributo per portare i voti al Partito Democratico, ho dato un contributo per far crescere questo Partito Democratico nel Molise, quindi io non sto valutando nulla assolutamente. Quindi lei ha intenzione di restare nel PD e di chiarire questa situazione di polemica? Ma io voglio chiarire sicuramente dando le mie giustificazioni, ma non deve essere un affronto di attacco, attenzione. Non deve essere un affronto di attacco, deve essere un dialogo, perché qui nessuno è santo, nessuno indovina sempre, sicuramente ci sono anche degli errori, vorrei capire questi errori, ma ci vuole un dialogo, non i processi, perché a me i processi non mi appartengono, che i processi si fanno nell'aula del tribunale.